La Gasava doveva sposarsi, e però si era dato come impegno quello di passare un anno in giro per il mondo e poi tornare in Giappone e sposarsi. L'aveva detto alla moglie e si era organizzato in questo modo. Siccome evidentemente non aveva soldi per fare viaggi costosi, eccetera, è partito in bicicletta, ha fatto dal Giappone a tutta l'Asia in bicicletta ed è arrivato in Turchia. In Turchia ha detto: dovrei tornare perché è passato un anno, quindi l'impegno era quello di un anno. Però, a quanto diceva lui, per combinazione sente una musica che era poi un concerto di Mozart che lui non aveva mai sentito e dice: no, si vede che la mia perlustrazione delle culture altre non è finita, c'è l'Europa. E quindi prende un traghetto dalla Turchia o dalla Grecia, adesso non mi ricordo, arriva a Brindisi e poi sempre in bicicletta sale, va a Roma, Firenze, ma vedi un po' le cose che un artista è interessato a vedere in Italia, arriva a Milano. E a Milano la bicicletta gliela rubano. E lui lo prende come un segno del destino e dice: io devo stare qui, evidentemente. Invece di tornare, ha chiamato sua moglie e si sono stabiliti non a Milano, perché allora Milano costava, come adesso del resto, per cui a Sesto San Giovanni. A Sesto San Giovanni, lavoricchiando insomma per sopravvivere, aveva conosciuto altri artisti che avevano lo studio lì ed è subito cominciata questa relazione di amicizia e di scambio continuo con Luciano Fabbro, che anche lui aveva lo studio lì, e poi anche Castellani, Mario Nigro e altri ancora che adesso non mi ricordo. E quindi la sua prima esperienza di vita sul territorio italiano è stato quello della periferia, vogliamo chiamarla, popolare, non troppo costosa, che un artista squattrinato si poteva permettere a quei tempi. Lui ha trovato casa, quando poi si sono stabiliti a Milano, la casa era via San Gottardo, vicino a quella che è adesso Chinatown, insomma, allora non lo sarà stato. E nel 78, quindi qualche anno dopo, è nata la Casa degli Artisti, su iniziativa, proprio nel senso che è stata occupata, come si faceva allora, da Fabbro, da lui, da Spagnuolo e da anche altri artisti, da Iole De Sanna, la critica, e hanno rivitalizzato questo edificio che era stato abbandonato, ma che dall'inizio del Novecento era stato fondato da due mecenati per promuovere l'arte contemporanea di quell'epoca. Oggi